Buongiorno a tutti, a me il piacere di dare a tutti voi il benvenuto, ringraziarvi di essere qui oggi perché la vostra presenza rende la giornata davvero speciale, ma perché sono diversi i motivi, perché questa giornata è davvero nuovo appuntamento speciale. Con i tornei giovanili qui alla Amor Sportiva di Saronno, dove quest'oggi si disputa il torneo Adriano Busnelli, categoria esordienti, classe 2010. Diamo qualche informazione mentre vediamo che sono in campo le squadre che disputeranno il primo incontro della prima giornata, della prima tornata di sfide. Sono Amor Sportiva e Monza. Intanto ricordiamo quali saranno le formazioni che parteciperanno a questo torneo. Insieme con l'Amor e con il Monza ci sono il Bologna, il Brescia, la Cremonese e il Torino. A seguire poi ci saranno i match tra Cremonese e Brescia e quello tra Bologna e Torino. I tempi sono unici, sono da 20 minuti. Poi in base alla classifica finale di questo mini campionato si disputeranno le finali per il quinto, sesto, terzo, quarto e primo e secondo posto. Punti come di consueto sono 3 per la squadra che vince la partita e 1 in caso di pareggio. E le squadre sono... Noi, come è accaduto la scorsa settimana, non abbiamo a disposizione le formazioni e quindi andremo in cronaca identificando i giocatori con il numero di maglia. Tanto vediamo l'Amor al centro del campo con maglia bianca e pantaloncini neri, mentre il Monza è nella classica tenuta rossa. Sta facendo vivere ai nostri connazionali. Anche di questo noi saremo presenti. Anche ancora la nostra parte, e noi qualche istante al calcio d'inizio per questo che arriva che in questo momento. Si parte con il Monza a gestire questo poi, allora, primo pallone. L'ultima cosa che rende speciale il torneo, zona di centrocampo con la palla che corre qui sulla destra, ancora centralmente, scorre il pallone, lo recupera l'Amor che può partire in contropiede. Vediamo la palla verso il centro, respinta però dalla difesa che esce con il numero 3 che va a rilancio lungo. C'è poi ancora l'Amor che prova a riproporsi in avanti. Respinta nuovamente questa azione dei padroni di casa. Antonella che annuncerà le formazioni. Poi avremo modo di fare. Con il Monza che recupera, va al numero 7, poi preferisce ripartire da dietro. C'è però intercetto dei giocatori dell'Amor, la conclusione e la parata del portiere del Monza. Prima occasione per l'Amor che ha provato con il numero 18 ad andare al tiro approfittando di un errore della difesa avversaria. Monza che ora si propone in avanti, ma a buon gioco la difesa dell'Amor. Caruso, Nicolò, Silvi, Daniel, Mariani, Achille, Omoru, si va al rinvio lunghissimo. Ricordiamo anche che questo è un torneo che si disputa con 9 giocatori in campo. Allenatore Enrico Luca. Numerosi come di consueto i cambi a disposizione, quindi li vedremo poi nel corso della partita. Tanto riparte il Monza. Ecco la squadra Amor Sportiva. Giocatore. La palla lunga per gli attaccanti. Conclusione, la traversa colpita dal numero 7. Gran tiro. Ancora il Monza. Poi libera la difesa. E qui ha rischiato grosso l'Amor. Pizzico di fortuna sulla conclusione quasi perfetta del numero 7. Corona Cristian, Goffredo Lorenzo. Sempre 0-0 però il punteggio, con il Monza che ora prova a riversarsi nella metà campo avversaria. Iannuzzelli Federico, Cattaneo Giovanni Francesco. Allenatori Cittadini.
Svizzera Federico e Falcone Omar, dirigenti accompagnatori. Cercano lo spazio per il cross, poi interviene la difesa, ancora il Monza però, con il capitano che gira palla sulla sinistra. Tutte le mamme presenti, siete i nostri angeli davvero. Ragionano ora i giocatori del Monza, sono in campo i giocatori Amor e Monza, che vengono pressati però alto nella loro metà campo. Amor molto aggressiva, che però deve fare attenzione quando il Monza riesce a superare la prima fase di pressing. Tanto prova a ripartire, c'è però l'intervento del numero 7 dell'Amor, che poi non riesce però a proseguire nella sua azione. Allora il Monza che prova qui sulla destra, la palla termina il fallo laterale. Ancora Amor con il pallone messo verso il centro, libera la difesa e poi guadagna un fallo laterale il Monza. Però lui l'Amor sportiva ce l'aveva proprio nel cuore. Bene, grazie. Allora Stefano, auguriamo un bel futuro nel ruolo. Si va con la rimessa del numero 2, che poi preferisce ripartire dai centrali difensivi. C'è spazio per l'avanzata del numero 6, che va addirittura alla conclusione, la respinta, poi altro tiro, questa volta si alza decisamente sopra la traversa. Ci ha provato il numero 9, nulla di fatto, però può andare al rinvio l'Amor col pallone che spiove a centrocampo e poi viene spedito in fallo laterale. Ecco, sono sempre presenti, teniamolo sempre fra di noi. Grazie ancora, buona partita. Va tutta la rimessa dal Monza, palla lunga, sempre dalle parti del numero 9, che scatta, riesce a saltare l'avversario, poi termina a terra, è scivolato, però non ci sono interventi fallosi. Ancora il Monza. Recupera un buon pallone l'Amor e questa volta invece c'è il fallo. Calcio di punizione in favore dell'Amor. Avanzano in massa i giocatori in maglia bianca. Vediamo se spioverà questo pallone in area. Arriva il pallone, libera la difesa. Poi ancora il tentativo dell'Amor. Palla che può diventare buona per il numero 10, che controlla, va al tiro e ribattuta la conclusione. E poi non rischia la difesa, preferisce concedere il fallo laterale. Si riparte dalle retrovie con il Monza, ancora il numero 6 che ha fatto vedere di preferire avanzare palla al piede. Intanto attenzione all'azione sulla sinistra, il pallone verso il centro e c'è l'intervento della difesa. Un po' di fatica vediamo per l'Amor, in particolare sulla corsia di sinistra offensiva del Monza, dove riescono i giocatori del Monza spesso e volentieri ad andare sul fondo. Tanto prova a liberare qui sulla destra l'Amor, ma è ancora il Monza che sta prendendo un po' il sopravvento in questa fase. Non molla però l'Amor, che difende bene. E ha rischiato in una sola occasione fin qui, quando il Monza ha colpito la traversa. Ma anche l'Amor ha avuto una buonissima opportunità. Intanto attenzione a questo pallone che sfila, lo conquista il numero 3 del Monza, che prova ad andare in dribbling, non lo molla però il numero 10 della squadra di casa. Attenzione ancora al cross al centro, tentativo il colpo di testa, poi il pallone che resta lì, ancora pericolosamente libera
la difesa questa volta con qualche affanno, ma riesce a sventare il pericolo. Ancora il Monza col pallone che viene intercettato e questa volta ci sarà il calcio d'angolo dalla parte opposta in favore del Monza. Vediamo che è pronto alla battuta il capitano del Monza con la palla che arriva al centro e termina in rete con un pizzico di fortuna, dobbiamo dire, su un rimpallo va a segno numero 11 quando siamo al nono minuto di gioco. Passa in vantaggio il Monza. Il cross era molto interessante, c'era stato però l'intervento della difesa e sul rimpallo con il volto è andato a segno il numero 11 del Monza. E ora l'Amor è chiamata a cercare la rimonta. Tanto avanza ancora la formazione monzese con il pallone lungo che però termina in fallo laterale. Ancora Monza che cerca di mantenersi in proiezione offensiva per non rischiare. Si va al rinvio lungo, molto alto questo pallone che spiova nella metà campo del Monza, libera la difesa, poi prova ancora l'Amor ma la palla termina in fallo laterale. Ancora i padroni di casa, palla però troppo lunga per gli attaccanti. Tanto siamo quasi arrivati a metà di questa partita, quasi al decimo, 1-0 il punteggio in favore del Monza che ora si ripropone in avanti. Buono il pallone per il numero 7 che va in percussione, la palla al centro ma non ha trovato la misura nel passaggio, c'era tutto solo il compagno al centro. Pericolo scampato per l'Amor che però deve fare attenzione a questo nuovo calcio d'angolo. Pallone in mezzo, troppo lungo per tutti. Prova ad andare a recuperarlo il numero 2 ma la palla termina in fallo laterale. Intanto poco dopo aver superato la metà di questa partita arrivano i primi cambi per il Monza. Forze fresche in campo, tre giocatori che entrano. Tanto l'Amor prova a uscire, pallone lungo che diventa giocabile per il numero 18. Arriva subito però la chiusura del nuovo entrato, il numero 15. Ancora l'Amor che prova a tenere sulla difensiva gli avversari, il pallone poi esce però può ripartire in contropiede il Monza che va veloce con il numero 9, si fa vedere il numero 7, attenzione al controllo a seguire e poi il gol del 2-0 con un tocco diagonale morbido quando siamo al 12esimo, raddoppia il Monza. Dopo quando l'Amor si era riaffacciata verso l'area avversaria è partito questo contropiede molto ben orchestrato dal numero 9 concluso altrettanto elegantemente, efficacemente dal numero 7 che era colui tra l'altro che aveva colpito la traversa all'inizio di questa partita. Ancora Monza, ora ha subito il colpo del 2-0 l'Amor e il Monza cerca di approfittarne
palla che ora spiove, troppo lunga però in area. Arrivano altri cambi per il Monza, che sfrutta tutta la panchina. Mentre si preparano anche i cambi per l'Amor. Palla che esce con il numero 8 che la gestisce, poi serve il numero 15, esce elegantemente, ancora il numero 8, serve centralmente per il numero 9 che fa girare bene sulla sinistra. Poi il tiro con la palla che sfila a fondo campo. Altra occasione per il Monza e arrivano, come detto, i cambi per l'Amor. Vediamo poi se cambierà qualcosa in campo. Intanto gioca un buon pallone numero 16, la palla che arriva al numero 18, un rimpallo lo favorisce, la conclusione, il gol del 2-1 quando siamo al 14esimo, e prova a riaprirla l'Amor con questa bella giocata del suo attaccante di riferimento. Un pizzico di fortuna con il rimpallo, ma poi è andato a concludere una bella conclusione di destro, il gol del 2-1. Mancano ancora poco più di 5 minuti al termine, quindi c'è il tempo per l'Amor per provare anche a pareggiare questa partita, facendo sempre attenzione però al Monza, che qui stava per ripartire, ma interviene bene la difesa. Con un pallone in area esce prontamente il portiere dell'Amor, che va subito al rinvio lungo, molto alto, la palla che termina in fallo laterale. Può comunque salire l'Amor, provare a mettere pressione agli avversari che escono con questo pallone, intercettato molto bene a centrocampo. C'è l'intervento ottimo del numero 5 a liberare. Poi prova a ripartire il Monza, attenzione al numero 7 che si lancia e forse se l'allunga un po' troppo, infatti il pallone termina sul fondo. Occhio, occhio, occhio! Piccolo problemino tecnico con il microfono. Intanto riprendiamo la cronaca con il Monza che riparte, numero 9 che libera bene il numero 13, tutto solo in mezzo c'è il numero 10, ma esce bene il portiere dell'Amor, recuperato un pallone importante, l'occasione poteva essere ghiotta per gli avversari. Ora prova a salire l'Amor, ma palla viene controllata dalla difesa. Sale il Monza, qui va in velocità il numero 15, palla al centro, qui c'è intervento della difesa con qualche brivido, pallone che termina in calcio d'angolo quando mancano 3 minuti al termine. 2-1 il punteggio in favore del Monza, che sta cercando di chiuderla nuovamente la partita. Amor che si deve difendere su questo calcio d'angolo, pronto alla battuta numero 10, pallone al centro e altro corner. Parte nuovamente il numero 10, la palla questa volta sfila, è ancora il Monza con una conclusione ribattuta, prova a uscire l'Amor, ma c'è ancora grande battaglia sulla tre quarti,
e poi c'è il fallo laterale in favore del Monza che si mantiene in proiezione offensiva a 2 minuti dal termine. Pallone gestito dal numero 15 che va al primo dribbling, anche il secondo riesce e poi c'è il fallo netto ai danni del numero 10. Pronto a battere la punizione, sempre il numero 10, la palla al centro e c'è grande parata, c'è stato un bellissimo colpo di tacco del numero 7, ma ottima la risposta del portiere dell'Amor che ha impedito agli avversari di realizzare il terzo gol. C'è ancora speranza per l'Amor con il rilancio lungo intercettato però dalla difesa che esce bene. Poi ancora il Monza sulla sinistra, numero 9 che trova il compagno al centro, si libera bene il numero 7 e va a realizzare il gol del 3-1 proprio allo scadere del 19esimo. Realizza ancora il numero 7, doppietta personale per lui, e l'abbiamo visto mettere in mostra una grande capacità tecnica e anche la potenza nel tiro. Ricordiamo prima una traversa e poi 2 gol, primo segnato di Fino, il gol del momentaneo 2-0 e poi questo che verosimilmente pone fine a questa partita, anche se l'Amor prova a salire ancora una volta, libera però la difesa. Pallone poi riconquistato dai padroni di casa, ma ancora il Monza si lotta sulla tre quarti. Arriva in questo momento il fischio di chiusura della prima partita che ricordiamo si chiude con il successo del Monza sull'Amo Sportiva per 3-1. Applauso, vince il Monza.